Una volta preparato il tutto, quindi siamo pronti per eh, fare la miscelazione vera e propria. Quindi, come da scheda tecnica, preleviamo due gocce di prodotto. Ovviamente, sulla scheda tecnica, in questo caso, due gocce di prodotto con un cucchiaino, sono per una dose, diciamo così, per una corona. Abbondante o un piccolo ponte, quindi pochi elementi. Parliamo di uno o due elementi. Se invece avessimo bisogno di cementare più elementi, ovviamente dobbiamo fare le moltiplicazioni in modo di avere sempre le proporzioni corrette tra liquido e polvere. Prendiamo quindi il liquido, lo mettiamo leggermente da parte e controlliamo che crescano due gocce, belle piene, quindi non strizzare troppo, ma nemmeno troppo poco, e le teniamo leggermente separate. La loro consistenza è abbastanza, un po' più diciamo del miele per anzi un po' meno del miele per capirci. Perché tenerle separate? Perché nel caso in cui dovesse suonare il telefono, dovessimo andare ad aprire un paziente che suona la porta o quant'altro, se le mettessimo tutte insieme non avremmo il quantitativo esatto del prodotto che abbiamo già preso. Poi, una volta preso quindi il liquido, andiamo a prendere il, eh, la parte di polvere di cemento qualsiasi polvere stiamo andando a utilizzare, che sia sì, in questo caso cemento, può essere l'alginato, possono essere altri prodotti, mi raccomando una cosa importante, prima del prelevamento andare sempre a shakerare per qualche secondo, perché ci sono diversi ingredienti in questa uh, confezione, come in tutto ciò che è in polvere, in modo che gli ingredienti più pesanti, se inutilizzati da diverso tempo, possono tendere a mm, come dire Appoggiarsi sul fondo, il fatto invece di shakerare leggermente, li rimescola in modo che siamo sicuri che a qualsiasi altezza andiamo a prelevare la polvere, tutto sia ben amalgamato e miscelato. Quindi con il cucchiaino in dotazione della confezione andiamo a prendere il quantitativo, che ovviamente sarà di più rispetto a quello necessario. E con la spatolina facciamo cadere per poterlo recuperare, tanto non è stato contaminato né altro, il quantitativo di polvere e lo andiamo a mettere leggermente separato una volta fatto questo non andiamo subito a amalgamare tutta la polvere con le gocce magari lo facciamo in due o tre volte quindi iniziamo a prendere un pochettino di polvere e andiamo piano ad amalgamarla con il liquido non fate troppo forte altrimenti vi fa tipo lo sbuffo a mo di farina e ovviamente andiamo a perdere del prodotto adesso sarà importante girare da una parte e dall'altra la spatola in modo che non rimangano assolutamente residui di polvere perché tutto deve essere perfettamente amalgamato. Adesso siamo pronti ad avvicinare anche la restante quantità e fare una parte unica. Quindi, sempre pianino prima andare a prendere tutta la polvere in modo che pian pianino si inglobi e adesso andare a miscelare. Quindi sarà importante raccogliere e spatolare raccogliere e spatolare. Alcuni invece, al posto di utilizzare questa parte della eh, spatolina che è leggermente appuntita, utilizzano questa parte che anche io sinceramente consiglio perché non essendo appuntita ma leggermente più piatta aumenta la superficie di miscelazione. Quindi è importante andare a mettersi in una zona dove non ci sia il tavolo o il banco di lavoro che dia fastidio. Mano libera, quindi da sopra prendendo la spatolina e Sotto la mano, quindi nulla. Una volta fatto questo, siamo pronti per andare a miscelare. Vedete che man mano che si lavora di piatto, tutto il prodotto viene prelevato e si va pian pianino. Quindi a miscelare. Chiaramente tenendo sempre d'occhio i tempi tecnici dettati dalla scheda tecnica. Una volta fatta tutta questa miscelazione, il dottore potrà volere il tutto o direttamente lasciato sulla base di impasto oppure lo vorrà raccolto sulla spatolina e quindi noi avremo accortezza di avvicinare il tutto al dottore in modo che poi lui con uno specillo piuttosto che una spatola di heidemann o un micro brush prelevi il prodotto e lo inserisca all'interno della corona pronta o del ponte per poter essere cementato. Altro piccolo consiglio, facendo finta di averlo utilizzato, queste... Questo cemento, che è appunto è un vetro ionomerico, adesso se si sciacqua subito sotto all'acqua, semplicemente con le dita e i guanti, va a eh, dissolversi immediatamente perché non, è ancora stato, non si è ancora indurito. Quindi consiglio per diventare meno matti, una volta che poi dopo invece dovremo andare a fare la decontaminazione e la sterilizzazione, quindi tutti i passaggi della linea sporco pulito, andare subito a sciacquarlo leggermente e poi ovviamente andarlo a inserire all'interno della vaschetta di decontaminazione. Grazie e buona giornata.